È tutto pronto dunque per vivere insieme la seconda semifinale di questa Coppa di Lega del campionato amatori. Dunque sono pronte per sfidarsi, per raggiungere la formazione del Gold Ranch 97 che in precedenza si è imposta contro il Terracina. Le due squadre che adesso si stanno scambiando i saluti di rito, ovvero sia l'Armata Sonnino Scalo e Città di Anzio. Roma 5 scivoli 29 Toscan. E dunque appena iniziata questa partita con il primo possesso in favore della formazione maglia nera che subito va vicinissima alla marcatura con il numero 7, il capitano Noce. Due uomini in barriera. È uno schema, il destro del pallone che termina in fondo al sacco. Probabilmente un autogol da parte del giocatore soninese con la maglia numero 6 ad aver determinato la marcatura del vantaggio del Città di Anzio. Dunque autogol di Girolamo. L'Armata Sonnino che prova a costruire questa azione. Ottima l'iniziativa da parte di Felicini, scatenato con il sinistro. L'intervento del portiere soninese che evita il peggio. Riesce a penetrare Ceccarelli. Ancora Fascione, tutto solo, intanto con questa bicicletta prova a trovare il gol del 2-0, il numero 8, sempre lui Felicini, che bel gesto tecnico, bella parata però del portiere Ceccarelli, cerca di far aprire un po' la retroguardia in maglia nera, ancora con il sinistro, marcatura del 2-0 da parte del Città di Anzio, di uno scatenato Felicini che riesce ad involarsi sulla destra e a fulminare l'incolpevole Fabrizi. 2-0 per il Città di Anzio, dunque dopo 8 minuti. Prova adesso a intestardirsi in questi dribbling, infatti perde palla, 3 contro 1 per il Città di Anzio che può essere esiziale, e questo contropiede, la parata da parte del portiere del Sonnino, non è finita, e ancora una volta timbra la marcatura del 3-0, un effervescente, incontenibile, trascinante Felicini. Ancora Ancuta che riceve da Di Girolamo, Gasbarroni, Ancuta, tutto solo Ancuta, non riesce a trovare lo spunto. Di Girolamo che ha già battuto la punizione. Dall'altra parte tutto solo riceve, calcio in porta. Ancuta, gran parata di Carucci con il piede sinistro, stile Garella dei vecchi tempi. Ancora l'Armata Sonninese che adesso prova con questa conclusione sporca che viene toccata probabilmente da un compagno e poi il palo. Felicini pesca sull'auto di sinistra il numero 5, suo compagno di squadra scivoli, bell'intervento del portiere, tiro libero con Ancuta che prende la mira, calcia e la risposta in calcio d'angolo, eccellente, eccezionale di Carucci. Secondo tempo di questa sfida che ha avuto almeno fino a questo momento un padrone. Il padrone è stato Città di Anzio, ma subito immediatamente è arrivata la marcatura del 3-1 con questo diagonale preciso sul secondo palo da parte di Gasbarroni che riapre dunque seppur parzialmente il match. Ancora il pallone che non arriva a Fascione. Felicini intanto che prova con il destro, la parata con la mano sinistra del portiere dell'Armata Sonnino. Fabrizi direttamente tra le braccia del portiere. Fabrizi ruba il pallone, intanto Felicini, era tutto regolare. Gasbarroni prova con il destro, la barriera mura la sua conclusione, non è finita, ancora questa manovra avvolgente con la finalizzazione di Ancuta al posto giusto nel momento giusto. Adesso è viva, tremendamente viva questa partita con il 3-2 del Armata Sonnino Scalo. Il suo compagno di squadra Toscan, attenzione intanto a Stefanelli e poi il destro e il pallone che termina sul fondo sul tapin di Ancuta, destro terrificante. Felicini e De Clemente, il direttore di gara. Ancora Felicini se ne va sgattaiolando via e mette questo pallone al centro che viene sprecato in maniera sicuramente colossale da Fascione che colpisce il palo. C'è stata una discussione dall'altra parte del campo. Il pallone arriva al centroavanti, Cucchiarelli si gira e calcia in porta con il sinistro, non trova il bersaglio.
È pronto Gasbarroni, calciare in porta con il destro, prova il bersaglio. Magistrale esecuzione da parte di Gasbarroni, trova l'incrocio alla destra del portiere Carucci e anche il pareggio meritato, dobbiamo dire, per l'impegno profuso del Sonnino. Intervento sospetto ai danni di Fascione, che riceve, attenzione a Felicini, il tentativo e poi il gol in seconda battuta di Marco Ceccarelli. 4-3, che partita, amici ascoltatori. Vediamo se Fascione riuscirà a porre due gol di differenza tra la sua squadra e il Sonnino. Parte proprio lui con il destro, è riuscito a intercettare bene con il piede Daniele Fabrizi, guadagna il centro del campo il numero 10 del Sonnino Ceccarelli e poi la conclusione vincente di Fascione, che non può sbagliare nel cuore dell'area e dunque segna la rete del 5-3, che con ogni probabilità chiuderà i giochi di questa partita. Si tratta semplicemente di portare a casa il match, è tornato dunque avanti il Città di Anzio, che trova una marcatura da capogiro adesso con Toscan, una traiettoria mortifera sul secondo palo, imbevuta di veleno, precisa come la Odigiotto, davvero un gran gol questo di Toscan. 6-3, faticare moltissimo, gli ha dato del gran filo da torcere l'armata Sonnino. Il destro, la parata del portiere e poi il gol da parte ancora di Fascione, il destro che era stato scoccato da Ceccarelli. 7-3, un risultato che sinceramente riteniamo esagerato per quello che abbiamo visto in campo. E il contropiede della squadra del Sonnino, palo e finisce qui la partita. 7-3, dunque va in finale il Città di Anzio con tanta sofferenza, risultato che non sottolinea la difficoltà di questo impegno del Città di Anzio, che va comunque all'atto conclusivo. Un applauso se lo merita il Sonnino Scalo, che ha comunque disputato un gran match. È tornato.